i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Venerdì 24 marzo 2023. Ci avviciniamo all'ultimo appuntamento di questo marzo 2023 che ha visto l'Ecco non segnare mai. Se ve la siete persa, andate a rivedervi, a rileggere l'analisi che abbiamo fatto su LCN Sport ieri pomeriggio. Abbiamo un po' cercato di sviscerare questa situazione legata alle difficoltà di una squadra che, come d'incanto, come da maledizione, come preferite insomma voi definirla, ha smesso di far gol. Dal secondo tempo di Trento le occasioni sono arrivate, eppure l'ultimo gol è quello di Tordini durante l'Ecco Arzignano 2-1. Era ancora febbraio, era un Lecco che giocò tutta la ripresa in 10 per l'espulsione, ricorderete, contestata, come contestata è stata anche la squalifica di due giornate di Carlo Ilari, eppure la rete arrivò. Da lì basta, finito, non si è più vista l'ombra di un gol. Ci sono state le occasioni, non c'è stata la trasformazione. Questo in sintesi. C'è sempre una percentuale di fortuna e sfortuna quando si segna. Questo va da sé, vale anche per quando si subisce o non si subisce gol. Però sicuramente c'è una questione legata a un difetto di lucidità che sembra pervadere la squadra guidata da mister Luciano Foschi. Diciamo che Luca Giudici non si è nascosto dopo il pareggio a reti bianche, il terzo di fila uscito dal campo di Piacenza, e quindi prendiamo un po' come oro colato quelle dichiarazioni che comunque sì, vengono dette non con una voce roboante, perché Giudici è un giocatore da toni bassi, però sicuramente la raccontano un po' lunga su quello che è il momento fisico vissuto dai blu celesti. Ora fate gli scongiuri, perché c'è l'Ecco Triestina e la Triestina l'Ecco non ha mai vinto. Il Lecco non aveva mai vinto a Trieste prima della gara d'andata, uscì 2-1, ricorderete Pinzauti, Ganz e Girelli nella ripresa, e alla fine però i blu celesti veramente sono riusciti a ottenere solo successi nel corso di questo periodo. Vittorie Lecco sono 6 sulle 7 totali ottenute, i pareggi sono 8 sui 15 totali che sono usciti negli scontri tra le due squadre, le vittorie totali della Triestina sono 7, ma tutte in Friuli, quindi insomma solo in via Atleti Azzurri d'Italia per gli alabardati. Il Lecco ha fatto 18 dei 25 gol totali siglati alla Triestina in casa, la Triestina Lecco ne ha fatti 8 dei 25 totali. Sotto questo parziale ci si sovrappone in maniera perfetta, quindi non è una cosa banale, non è per niente una cosa banale questa della statistica, che come sempre è stata raccolta dal nostro Lanfredo Birelli. L'ultimo precedente sicuramente ve lo ricordate, è l'Ecco Triestina del 29 gennaio 2022, 2-0, volta autogol la mezz'ora di gioco, e Ganz gol del 2-0 da calcio d'angolo all'ora di gioco. E poi da lì partì veramente un grande periodo per i blu celesti, un grande periodo per Simone Andrea Ganz, che infatti a lungo è stato anche il miglior marcatore italiano e comunque ha chiuso veramente in alto la classifica del 2022, non facendo tanto a Trieste, va detto, però ha campato di rendita, come si usa dire agli studenti che magari passano dalla terza superiore alla quarta in un altro istituto, tanto per fare un esempio. Al di là dei precedenti, c'è un cammino per la Triestina che è tutto da vedere. Chiaramente è nel miglior momento della stagione, questo l'abbiamo già detto parecchie volte. La Triestina ha vissuto la fase peggiore tra la quinta e la decima, ha perso 4 partite di fila, poi ne ha perse di nuovo 3 tra la 14esima e la 16esima, poi mai più di 2. Nel corso delle ultime 7 uscite è arrivata solo una sconfitta a Mantova 1-0, e poi comunque risultati positivi con Albino Leffe, Padova, Juventus Under 23, 2 vittorie di fila con Propatria e Renate, e il recente pareggio 1-1 con il Vicenza. Cosa comune a queste squadre? Che sono state trovate tutte nei momenti di difficoltà numerica, di risultati, fisica e via dicendo. Il Mantova in tal senso era forse la squadra un pochino più lanciata paradossalmente in quel momento, la Triestina ci ha perso, non che il Mantova dopo abbia corso, anzi la distanza tra le due è assolutamente risicata,
ravvicinati, però comunque la compagine alla bardata rimane al penultimo posto della graduatoria ed ecco deve venire a fare 3 punti, perché comunque una volta che sarà finita questa gara mancheranno solo 4 partite, i punti a disposizione saranno 12 e la questione play-out rischierebbe di diventare quasi non rinunciabile. Per quanto riguarda il cammino sotto in trasferta c'è un periodo nero tra la 7ª e la 23ª giornata, solo sconfitte, solo esclusivamente sconfitte, prima 3 pareggi tutti per 1-1 e poi la sola sconfitta che abbiamo detto tra 25esima e 32esima, quella patita appunto a Mantova, quindi è la squadra che ha avuto grandi difficoltà in trasferta nel corso di questa stagione, ha cambiato anche 3 allenatori, ha ribaltato completamente la rosa a gennaio, per il momento sembra forse aver trovato il bandolo della matassa. Guardando ai numeri che contrappongono le due squadre, troviamo l'Ecco con 54 punti, la Triestina con 33, quarta contro 19esima, punti in casa l'Ecco 36, punti in trasferta la Triestina 11 a 19esima, e perché ve l'abbiamo appena detto, punti solo primi tempi 43 a 45, quindi la Triestina è una squadra che nel primo tempo ha fatto meglio dell'Ecco, punti solo secondi tempi 53 a 30, terza contro 20esima, quindi qui la situazione si ribalta in maniera sostanziale. Differenza punti finali contro differenza punti differenza punti finale contro primo tempo, quindi il delta 11 per il Lecco, meno 12 per la Triestina, che evidentemente paga molto, perché vi abbiamo detto prima che tende a cadere, a crollare, anzi per meglio dire alla distanza, è tipico di chi ha sfiducia e vive momenti complessi. Comunque le ultime 5 partite il Lecco ha fatto 8 punti ed è 8º, la Triestina ne ha fatti 10 ed è 5ª, 2 punti a partita che per come gira questo girone sono praticamente media promozione o di altissima classifica. Per quanto riguarda invece l'Ecco, nelle ultime 5 partite in casa è primo con 11 punti, la Triestina è 8ª con 8 punti, 15 vittorie a 8, 9 pareggi a 9, 9 sconfitte a 16. Reti segnate 40-28, l'Ecco segna soprattutto nella ripresa con 23, la Triestina segna soprattutto nel primo tempo con 17, subite 36-42, il l'Ecco 17-19, primo secondo tempo, la Triestina 18-24. Per quanto riguarda questa differenza importante, occhio alle fasi finali dei due tempi, perché la Triestina 21 gol li ha presi come somma 10 e 11 tra 31esimo e 45esimo, e qui ci sono i 10, gli 11 sono quelli presi tra il 72esimo e il 90esimo. 11 su 42 sono una cifra spaventosa. Se ci sommiamo anche i 10, capiamo che il clutch time, così lo si chiama in NBA, è veramente una quantità pazzesca. Parliamo di 22 gol subiti su 42 nelle fasi calde dei due tempi, e più ci sono i 3 presi nel recupero del secondo tempo, mica poco. Palle inattive 15 a 11, quindi una discreta differenza, che se percentualmente la Triestina segna di più, 39% contro 37-50, palle inattive subite che hanno portato a gol 13 a 18, la Triestina un 43%, l'Ecco il 36, mica poco. Infatti all'andata un gol su calcio piazzato per la Triestina, un gol decisivo su calcio piazzato, quello di Girelli, per il Lecco il secondo. Partite senza segnare sono 12 a 13, e l'Ecco era 9, si è portato a 12, così tutto da un fiato. Partite senza subire reti 13 a 7, questo è anche se vogliamo poco indicativo, perché l'Ecco ha trovato un Piacenza che aveva preso gol sempre tra le 2 occasioni, e la terza è arrivata proprio domenica scorsa, quindi insomma. Giocatori a reti è un dato che ci stava fino a un certo punto, l'Ecco ne ha portati 16, la Triestina 12, però vi ho detto ha completamente ribaltato la squadra la Triestina, quindi questo numero potrebbe risultare essere drogato a fine anno. Reti da panchina l'Ecco ne ha fatte il 20%, sono 8, Magni è lo specialista tra virgolette con 2, e pensate se a Trento avesse vissuto una giornata importante. La Triestina 3 gol, il 10,7%, Adorante 2 su 3 di questi gol. Adorante è il miglior marcatore degli ospiti con 5 gol, il Lecco una tripletta di giocatori più prolifici, Buso, Ilari, Pinzauti con 6, però occhio perché questi tre ultimamente non stanno neanche benissimo. Ilari ha avuto delle occasioni importanti con la Feralpi, una fondamentalmente, ma veramente grande, non è riuscito a far gol. Buso così così, Pinzauti ci è andato vicino
vicino a Piacenza, ma non era decisamente giornata. Assist ben giudici 4, Felice Sarzi Puttini 3, occhio Felice, giocatore giovane ma interessante. E comunque questi sono i numeri fondamentalmente per questa sfida che si avvicina. Come chiudiamo? Chiudiamo parlandovi di giocatori che possono arrivare alla tripla cifra, partendo dai giocatori guardando solo la loro carriera in blu celeste. Il Lecco ha Luca Giudici a 97, quindi se tutto andrà bene entro fine anno 97 presenze che dovrebbero riuscire a diventare 100 con la fascia da capitano al braccio. Seliak a 95, anche per lui, se arrivasse il filotto di presenze da qui alla fine della stagione regolare, Lecco Provercelli sarebbe la giornata della 100ª presenza in blu celeste. Comunque traguardo mica male, che dei giorni nostri Serie C di solito si cambia squadra, o comunque spesso si cambia squadra ogni anno, quindi Giudici anche un local. Per quanto riguarda le presenze in Serie C, Zambataro appena tagliato il traguardo delle 100, 102 per essere precisi, con un gol segnato. Galli, se così dovesse essere, quindi se dovesse scendere in campo contro la Triestina, taglierebbe la 100ª rete, pardon, la 100ª marcatura con 4 reti, magari 5 perché no, tra i giocatori che sono scesi in campo in Serie C. Quindi un traguardo personale importante, perché lui ha fatto 2 crociati, ha avuto grandi problemi fisici, maglia blu celeste, quindi sarebbe comunque un bel traguardo. Non ci sono lontani Lacti, che ha 92 comunque, e Pecorini, che sicuramente è molto più esperto, però ha giocato anche in Serie B per vari anni prima di scendere qui tra gli inferi della terza serie italiana. Pecorini che comunque non dovrebbe andare a arrotondare questo risultato di carriera, perché comunque è fuori dalla lista. L'ultima cosa che vi ricordo è quella che riguarda Federico Zuccon, che non è a disposizione, non sarà a disposizione per Lecco Triestina, perché ha giocato con la nazionale under 20 di mister Carmine Nunziata ieri, quindi insomma ha fatto il suo debutto con questa selezione, lui che sta facendo tutta la trafila delle selezioni degli azzurrini. L'Italia under 20 ha pareggiato 2-2 in trasferta a Svanger con la Norvegia, Nastin goal dopo la rete di Nordas, quindi qualcosa di tra l'altro abbastanza ristretto dal punto di vista temporale. Poi Nasti si è fatto espellere, l'attaccante del Cosenza di Scuola Milan, nella ripresa Andur, nonostante l'inferiorità, ha segnato il 2-1. Pareggio di Muko Mugisha al 62esimo, Zuccon è entrato al 69esimo, quindi si è giocato 20 minuti al posto di Samuel Giovane, che è un classe 2003 di scuola o comunque di proprietà dell'Ascoli, quindi giocatore che sta giocando comunque i suoi bei spezzoni in Serie B, 17 presenze stagionali in cadetteria, quindi insomma un prospetto da guardare. Non è finita qua, ci sarà un'altra partita, ve lo ricordiamo, lunedì alle 15 al Lungo Bisenzio di Prato, casa di Claudio Chandamé, che è il capitano della squadra locale di Serie D. Gli azzurri chiuderanno il torneo 8 nazioni interno con la Germania, e poi quindi avranno terminato la propria avventura, che al momento dice sconfitta con la Polonia, vittoria con Portogallo, Romania e Repubblica Ceca tutte di fila, pareggio con la Norvegia, adesso si chiuderà appunto con la Germania, quindi complessivamente un buon percorso, che fino ad oggi ha avuto solo una sconfitta nel giro di 5 partite, e comunque la prestazione solida e Norvegia nonostante l'inferiorità numerica. Poi la prossima settimana Zuccon tornerà a disposizione di Foschi & Co in vista del successivo impegno blu celeste, che sarà sul campo del Renate, contatto di posticipo a lunedì sera, per noi quasi un unicum. Finito fin troppo lungo, buona giornata a tutti, forza Lecco sempre, buon inizio di fine settimana a tutti.